Allora, parlando di tecnica di coltivazione di questa risaia, questa è stata coltivata con un metodo che si usa nel biologico, uno dei due grossi metodi che si usano nel biologico. Questa qua è stata seminata in asciutto con la seminatrice del frumento, ha una profondità notevole, sono stati posti chicchi di riso e successivamente si è stata strigliata. Qui sono state fatte diverse strigliature, dopodiché la strigliatura ha la funzione di selezionare e estirpare le malerbe quando sono ancora in germinazione, non quando sono già cresciute, perché a quel punto non si fa più niente. E dopo la strigliatura il campo praticamente non viene più toccato, non viene più lavorato, si mette l'acqua e quello che c'è c'è. Con questo metodo rimangono alcune infestanti che si vedono. È un buon metodo e soprattutto è stato ottimo nel periodo della siccità dell'anno scorso perché il terreno comunque è rimasto, nonostante le lavorazioni, è rimasto piuttosto fresco e si è potuto portare avanti la coltivazione anche con pochissima acqua o quasi senza acqua. E c'è un'altra tecnica che si usa e che noi agricoltori biologici usiamo, che viene chiamata pacciamatura verde. In quel caso, in autunno si prepara un prato di loietto e veccia e in primavera, quando è già abbastanza alto l'oietto e la veccia, si trasemina il riso col girello all'interno di questa campagna. Poi si corica, ovvero si trincia, si aspetta, si mette l'acqua, si toglie l'acqua in modo che il riso germini, si aspetta che il riso sia germinato, dopodiché si mette l'acqua definitivamente. Questo secondo metodo, nel caso della siccità, è stato più critico, però ha dei risultati migliori in quanto contiene molto meglio le infestanti, perché in questo metodo abbiamo la competizione allelopatica del prato, quindi dell'erbaio, quindi della veccia, dell'oietto, nei confronti delle erbe infestanti della risaia. Quindi il risultato, diciamo che finale, è più pulito rispetto a questo. È un metodo che nella mia esperienza è stato leggermente più produttivo. Però ha queste criticità che dicevo. Io quest'anno ne ho fatto molto poco perché non mi sono fidata, perché all'inizio della stagione c'era poca acqua. Sembrava che si ripetesse l'annata siccitosa dell'anno prima. Poi si è messo a piovere fortunatamente e quindi diciamo che le cose si sono sistemate. Però in questo caso io appunto ho fatto tutto questo metodo qua, tranne una risaia che ho con l'altro metodo, dove ho fatto tra l'altro una sperimentazione nuova, perché non si sapeva come fosse andato l'andamento stagionale.